Quanto c'è davvero il rischio di tumore, per esempio, portato ai termovalorizzatori? Zero. The nanoparticles produced by incinerators are the most toxic of any combustion source. They contain neurotoxic metals, lead, free radicals, very dangerous, and dioxins and furans. Now on primetime television, Dr. Veronese, famous Italian oncologist, said that the cancer risk from incineration was zero. In my view, that statement was unscientific, it was reckless, and it was irresponsible, and he should apologize to the Italian people for misleading. Oggi io nelle mie progettazioni mirate all'abbattimento degli inquinanti non mi preoccupo più tanto di diossine, perché le so togliere, cioè le so eliminare magnificamente dai fumi di combustione. Non ho problemi di generare inquinanti pericolosi. La diremmo sentire il suo parere alla fine degli interventi. Sei millantato, anche lei in questo caso è venuto qui, è venuto a parlare di così in maniera non proprio onesta. Io non sono a favore degli inceneritori, te lo dico fin da adesso, ma io lo studio, mi hanno chiesto di relazionare, io relazionare. Se mi dicono sotto casa mia lo vuoi l'inceneritore, dico no! Ai finti scienziati come Veronese, finti! Se volete dare qualcosa agli ricercatori, conosceteli! Io glielo ho messo in mano i soldi! Non date più soldi per tumori, Veronese non è uno scienziato, è un manager! Un altro tema che ha fatto discutere è stato quello che lei ha lanciato proprio ieri, circa l'ipotesi di realizzare a Salerno un mini termovalorizzatore. Anche qui, insomma, qualcuno forse ha frainteso le sue affermazioni, c'è stato già un movimento di protesta, di minima protesta, perché insomma c'è chi cerca di individuare, quando si parla di termovalorizzatore si individua sempre il mostro che emana polveri mortali, creando allarmismi probabilmente inutili. Io sono per non concedere nulla all'idiozia ideologica. E questa storia di ripetere fandoni anche su un impianto di trattamento dei rifiuti è una storia che non è più accettabile. Il problema mio è opposto, è che mentre noi abbiamo espresso una disponibilità a realizzare un nostro piccolo impianto per rendere la città di Salerno autonoma, in realtà dai primi contatti che abbiamo avuto risulta che i poteri commissariali non hanno nessuna intenzione di consentire ai comuni che vogliono risolvere i propri problemi di farlo. E in questa situazione noi abbiamo poteri commissariali che ci dicono che bisogna fare una gara europea e che loro sono vincolati a un piano regionale che prevede 3 mega impianti. Io considero molto sospetta questa posizione e questo deve farci pensare, perché vuol dire che ci sono altri interessi in campo. L'interesse principale non è quello di togliere i rifiuti, probabilmente è quello di realizzare mega impianti, perché quello forse è l'affare vero. Ieri il bando per il termovalorizzatore, dunque si procede a passo spedito. Io vorrei innanzitutto che lei ribadisse la bontà della cosa, innanzitutto dal punto di vista della salute, dal punto di vista delle tecnologie, perché c'è ancora
molta contropropaganda su questo verso ed è giusto anche che i cittadini siano rassicurati. Dall'altra parte nel bando ecco, ci sono proprio delle specifiche previsioni anche su questi punti, no? Per offrire garanzie. Io vedo che continua un po' di diffusione, di confusione, ma insomma, non perderei più tempo perché credo che la gente ormai abbia metabolizzato, abbia digerito questi problemi. La soluzione quella è? Sia pure infastidita da queste chiacchiere a ruota libera che continuiamo ad ascoltare sul termovalorizzatore, ormai hanno compreso tutti quanti che l'unica cosa seria, civile, corretta è necessaria per la tutela dell'ambiente e la salute della gente, quindi non c'è problema. Ma... E questo deve farci pensare, perché vuol dire che ci sono altri interessi in campo. L'interesse principale non è quello di togliere i rifiuti, probabilmente è quello di realizzare mega impianti, perché quello forse è l'affare vero. Quanto c'è davvero il rischio di tumore, per esempio, portato ai termovalorizzatori? Zero.